Oh, raga prima che inizia il video nei commenti ditemi se siete interessati a vedere altri video come questi dove racconto i cavoli miei fatemelo sapere che magari ogni tanto soprattutto in questo periodo ne fra mezzo uno due no tra i vari video tecnici che faccio sul bot building magari ci infilo qualche video così fatemi sapere se vi interessa buona visione bye allora Buondi Motta, Motta Buondi. Come va? Tutto bene? Eeeh, una roba, a parte quelli che si fanno fermare dai carabinieri prendendoli per il culo dicendo che fanno parte di un corpo diplomatico. Invece sono quattro pirla che vanno in giro a zonzo che poi vengono castigati come pochi. Poi ci sono quelli che li cuccano fuori col cane. Eh, sto facendo pisciare col cane tranquillo. Peccato che sono sulla spiaggia a 6 km dalla loro abitazione. Altri ancora. Ah, io sto andando a fare la spesa. E, come sta andando? Con la canna da pesca in riga a lago di Como? In riga, in riga, in riva a lago di Como. Siamo in una condizione pesante, lo capisco. Sto lockdown sta veramente rompendo le sbalotas. Dobbiamo portare pazienza. Sto dicendo una cosa sconda scondata. Scondata, stamattina c'ho la lingua che mi entra da un orecchio e mi dice dall'altra, si infila nell'occhio e mi c'è dal culo. Scusate, eh, però voglio dire. Detto questo, allora torniamo a noi. Rewind, risoluzione soluzione degli indovinelli uno, qualora qualcuno ha azzeccato ed è Anconeo you know? l'altro muscolo invece ho visto che nessuno ci ha preso almeno per quello che ho potuto leggere ed è il Gluteus Maximus Maximus il gluteo in sostanza la parte, il gluteo grande diciamo così perché si divide in due parti principalmente chi mi ha detto il quadricipite l'ho corretto perché il quadricipite è un insieme di quattro muscoli io parlavo di un muscolo singolo chiuso l'indovinello giusto per passare un po' di tempo per fare qualcosa torniamo un po' a noi volevo raccontarvi un po' di ca miei frega niente mi dispiace passiamo un po' di tempo insieme che vedevo di che vedevo di allora voi lo sapevate, ripeto, poi mi dite, ma che cavolo me ne frega a me, fa niente. Allora, aspettate che copro i fattacci miei. Voi lo sapevate, riuscite a vedere cosa ho scritto. Eh, va al contrario perché sto usando la, came la camera frontale e va tutto al contrario. Dovrei usare la camera dietro, ma non c'ho voglia perché poi si dico che sbagliato. Piripiripa. Comunque ve lo dico io, c'è scritto educatore cinofilo. Ora, questa è la camera... <ride> ma cazzo farlo? <ride> questa è la carta. Cazzo, detto, ah! questa è la carta che sono fuori e non mi trovo. Eh. Questa è la carta d'identità. È vero che la valenza di ciò che viene scritto alla voce, qual è la voce nello specifico, professione? Stavo dicendo attività lavorativa, ma è professione è vero che alla voce professione sulla carinità in realtà uno può millantare eh, vaneggiare e inventarsi di conseguenza qualsiasi eh, tipo di professione o attività che dir si voglia ma è altrettanto vero che in questo caso per quanto mi riguarda invece è la verità ho avuto un periodo della mia vita in cui comunque ho sempre avuto a che fare con l'allenamento comunque con eh, lo sport eh, cosiddetto bud building, eh, però, periodo che abitavo a Milano allora, ho avuto anche un, un periodo in cui mi guadagnavo da vivere facendo, tra gli altri lavori, l'educatore cinofilo, è una cosa che mi riesce bene. Attenzione, qua non ho delle qualifiche eh, conseguite sul campo, o meglio, ho le qualifiche conseguite sul campo da un punto di vista eh, tecnico pratico, Acquisendo la teoria per i fatti miei e applicandola poi nel tempo, partendo dagli antipodi della mia giovinezza, perché sono sempre stato un appassionato di cani. Eh, tra l'altro, il mio, il mio, uno dei miei Doberman, un Doberman in specifico, ha fatto parecchie, mh, eh, parecchie attività eh, cinogonistica. È stato campione internazionale di bellezza, ha vinto BCAG, rica cacci, Vabbè, tutto un insieme ha fatto anche un migliore di razza, un migliore di razza sesso opposto, chi è dentro nella cinofilia sa di cosa sto parlando, quando uso terminologie tipo cia cica cib sesso opposto, che adesso non sto qui a, a spiegare se non facciamo notte. Comunque, in funzione di ciò, eh, sono diventato un educatore cinofilo, conseguendo tutto come il classico autodidatta. Uno dice, ah, ma allora non ha valenza. No, non è vero, perché con i cani ci deve essere anche una sorta di empatia innata, cioè la capacità di comunicare con l'animale non perché te lo insegna qualcuno, non tanto perché segui una linea di psicologia che poi va seguita, ma la impari dopo. Alla base ci deve essere quella capacità interna, diciamo così, e visiva, cioè capacità di comunicazione con gli occhi di quello che hai dentro, con il cane. E è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai. Non voglio fare il figo di quello che dice io ho questa capacità, voi no. Ah, 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 no. Poi ci sono altri che hanno altre capacità e così via. Io ho fatto tante cose nella mia vita, molte sbagliate, poche giuste, <ride> va bene, più o meno, o era tanto giusto e poco sbagliato, va bene, insomma. Comunque ho alternato cose giuste a cose sbagliate, cose pesantemente sbagliate, cose come posso dire molto belle e molto giuste. Mettiamola così, via. Cominciate a fare domande personali per favore. Detto questo, lo so, ripeto che non ve ne può fregare di meno, però credetemi come educatore cinofilo, eh, ho delle capacità che ho espresso in quel periodo. Quando abitavo a Milano perché per un bel periodo, si parla di qualche anno, mi sono sostentato io e la mia compagna di allora solo con quell'attività, quando riesci a sostentarti solo con quell'attività, significa che qualcosa di buono lo puoi fare. La domanda è che sorge spontanea è: ma come mai non lo fai più? Ci sono anche delle condizioni, dei periodi, soprattutto dei posti, dove può funzionare un'attività piuttosto che un'altra? Allora, io sono un educatore cinofilo che si appoggia su se stesso. Non avevo un campo di addestramento, non avevo alle spalle un'associazione. Sì, ero consociato eh, Enci, Ayat, ma è un altro discorso. Quello mi serviva per fare le competizioni con il cane. Eh, detto questo, avevo tutto strutturato per riuscire a guadagnarmi da vivere. Quindi vuol dire che qualcosina sei in grado di fare. Poi le persone venivano da me per i più disparati motivi, nel senso, c'era quello che già faceva il corso mio di addestramento, educazione cinofila di base, quindi educazione eh, civica con il cane, e eh, magari aveva bisogno anche di tagliare le unghie al cane. Dice: diciamo, Ma io non voglio andare da veterinario perché mi pela questi soldi. Sei mio cliente, va bene, o te lo faccio gratis, o mi dai una piccola aggiunta, allora. C'erano le lire, mi dai una piccola giunta o te lo faccio gratis, dipende poi dall'entità del cliente, nel senso che se uno che viene mi dice ti lascio il cane per 15 giorni perché vado in vacanza, me lo tieni in appartamento che non voglio metterlo in pensione, poi me lo lavi, poi gli fai le unghie e poi intanto viene anche come eh, addestratore, cioè si fa addestrare anche il cane. È chiaro che un cliente che mi fornisce tutta questa potenza di fuoco cioè che si serve delle mie capacità in tutti questi campi è chiaro che se mi chiede per l'appunto il taglio delle unghie non glielo faccio pagare così dettagli che mi piace raccontare e questo è quanto stavo dicendo perché non lo faccio più per due motivi uno il tempo sono preso a fare altre cose in questo periodo e due che forse è il motivo anche più importante da un punto di vista economico. La zona dove vivevo io era una zona ad alta densità in piena città, con a fianco un parco che era il massimo per uno che fa questo tipo di attività e con tantissime persone con i cani. Quindi facevo anche da dog sitter. Devo dire poco perché il dog sitter era un qualcosa che facevo in aggiunta a chi era già mio cliente perché non avevo il tempo, avevo la giornata impegnata a fare l'educatore cinofilo, quindi a istruire più che cane il padrone, a dire la verità. E non posso fare troppo, non potevo fare troppo il dog sitter perché portavo via tempo all'addestramento. All Ovviamente, tra le due cose, si guadagna di più con l'addestramento e uno si fa i suoi conti, ed è giusto così, voglio dire. Poi capitava che il cliente mio mi chiedeva: guarda, ho bisogno, domani io avevo l'ora libera. Ok, non c'è problema. Eh, questo così per dirvi una delle cose che eh, ho fatto io anni fa, di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando mh, del decennio tra il 90 e il 2000-2004, diciamo 2002-2003. Subito diciamo. I primi due anni che entro i primi due anni che è entrato l'euro perché l'euro è entrato definitivamente. Se non sbaglio, nel 2003, credo. Nel 2002 c'erano tutte e due le monete. Correggetemi se sbaglio, eh? ma dovrei sbagliare di un anno. O era 2001-2002, o 2002-2003. Una, una delle due eh, opzioni. E questo così, tanto per raccontarvi due fatti miei. Lo so che non ve ne frega niente. Però passiamo del tempo, che male c'è, you know? Ragazzi, è stato un piacere, chiudo qua, vi saluto. Che vedevo di buon lockdown, no? Mi sembra di prendervi per il culo. Ciao, buon di motta, bye bye!